Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si deriva una funzione esponenziale. Vi ricordo che abbiamo due possibilità, così come nel logaritmo. Abbiamo e alla x oppure a alla x, dove a è un numero qualsiasi. Nel primo caso la derivata prima è facilissima, è la funzione stessa. Nel secondo caso la derivata prima è la funzione stessa per ln di a. Partiamo subito con un esercizio. Primo termine, la derivata di questo è, come ci dice la regola, esattamente la funzione stessa, quindi identica. La derivata di 2 alla x è 2 alla x, che lo ricopio, per ln di 2. Continuiamo, 5 alla x, devo scrivere 5 alla x, ln di 5. Ultimo, 3 alla x, ricopio 3 alla x, ln di 3. Bene. Passiamo direttamente al livello un po' più difficile. Supponiamo quindi di non avere più e alla x, ma e alla qualcosa, dove qualcosa è un'altra funzione. La derivata prima sarà e alla funzione, quindi la ricopio, così come prima ricopiavamo e alla x. E questa volta davanti dobbiamo ricordarci di derivare l'esponente, quindi derivare la funzione f. Nel caso di a alla qualcosa, quindi non più a alla x, la derivata è a alla qualcosa, così come prima ricopiavamo a alla x. Ln di a rimane sempre ln di a e come sempre dobbiamo ricordarci di scrivere davanti la derivata, quindi f' di x, la derivata di questo esponente. Vediamo un esercizio. Primo termine, la regola ci dice che devo derivare l'esponente. Quindi la derivata di x alla seconda è 2x, perché vi ricordo che dovete portare il 2 davanti e abbassare di grado. La derivata di meno 3x è meno 3. Siccome tutta questa derivata deve moltiplicare e alla, mi raccomando ricordatevi sempre che dovete mettere la parentesi, ok? Altrimenti è sbagliato se non la mettete. Dopodiché dovete ricopiare e alla, quindi esattamente la funzione. Secondo termine. Devo scrivere la derivata dell'esponente. La derivata di cos x, vi ricordo che è meno sen x. Quindi diventerà meno 2 sen x e poi dobbiamo ricopiare la funzione, quindi e alla cos x. Terzo termine, 4 alla qualcosa, quindi deriviamo l'esponente. La derivata della tangente, vi ricordate quanto fa? 1 fratto cosino alla seconda di x. Poi devo ricopiare la funzione, quindi 4 alla tangente, e poi ln di 4. Ultimo termine, la derivata dell'esponente, la derivata di 3x è 3, ricopio la funzione e moltiplico per ln di 2. Ecco qua. Ora tocca a te, allenati con gli esercizi che ti ho preparato. Dall'1 al 5 sono più facili e dal 6 al 10 più difficili. Ti sfido a fare il 10 perché è davvero difficile, ma sono sicura che ce la puoi fare. Buon divertimento! Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e lasciami il tuo feedback. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Sarà un vero onore per me essere la tua personal trainer negli esercizi e sfidarti ogni volta a fare sempre meglio. Ci vediamo al prossimo episodio.